Buongiorno. Allora, ok, già mi immagino che qualcuno di voi mi conosce. Mi chiamo David Puente, sono giornalista presso Open, la testata di Enrico Mentana, e sono un rompiscatole. Rompiscatole perché vado a rovinare tutti i lavoretti che fanno tipo il mio predecessore che ha fatto quell'intervento prima, tipo Hermes Maiolica o altri bufalari. Quanti di voi sono già stati all'evento di Hermes? Alzate la mano. Pochi? Ok, quindi mi tocca ripetere un po' di cose. Ok, allora, vediamo se va. Ok, vi dico subito una cosa, io odio il termine fake news. Ok, l'ho dovuto usare. L'ho dovuto usare perché appunto cosa fa? Attira. È la parola del momento, la parola che ormai sentite un po' ovunque. No. No, no, spegni, spegni. Adesso vi spiego perché tengo il cellulare acceso, ragazzi. È che... No, vi spiego una cosa che purtroppo da un certo punto di vista non è una fake, ma quando sono sceso dal taxi mia moglie ha detto che ha le contrazioni. Quindi, quindi sono un po' che ogni telefonata che mi arriva mi viene un colpo. Sì, no, ti spengo la suoneria. Allora, le falsità e le fake news. Intanto, quante volte nella vita vi siete trovati davanti a una bugia? Ci siete cascati più o meno tutti, anche la più piccola, la più grande. C'è sempre qualcosa che attira. Ha un fascino, la bugia ha un fascino. Ce l'ha anche la verità, però la bugia fa leva un po' su alcuni nostri piaceri, sulle nostre cose, paure, emozioni. E quindi c'è questa sorta di... anche di rabbia poi nel cascarci. Perché ho iniziato questo lavoro qua, di andare a verificarle? Perché intanto a me non piace essere preso in giro, ma altrettanto non mi piace che anche le altre persone vengano prese in giro, soprattutto truffate. Ci sono dei casi molto eclatanti, non magari come quelli che ha fatto prima Hermes, che ha presentato magari qualche sua bufala, che sono anche innocenti, però quando ti ritrovi quelle proprio cattive, in cui le persone per disperazione, anche per speranza, magari possono cascare in mezzo a una qualche truffa di cattivo gusto, magari di qualche malintenzionato. E quindi bisogna anche conoscere di che cosa stiamo parlando. Il termine fake news di per sé, che cos'è? Noi parliamo, boh, tradotto naturalmente in italiano, notizie false. Però in questo mondo semplificarla in questa maniera è sbagliato. A volte mi dicono, ma quella è satira. Sì, ok, Lercio fa satira. Magari poi c'è qualcuno che ci casca, però lo devi riconoscere. Devi riconoscere cos'è una bufala, cos'è la disinformazione, cos'è la misinformazione. Io sto già differenziando. Mi spiego, quando voi andate dal medico perché vi sentite male, voi volete sapere che cosa avete. Provate qualcosa che non va bene, andate da uno specialista perché vi dia una risposta. Se questo vi risponde, sta male, cioè voi state male, prego, può andare, non vi sta dando una risposta, non vi sta dando una soluzione, non vi sta dicendo come evitarlo in futuro. Quindi, una volta che noi riconosciamo il tipo di bugia, il tipo di notizia falsa, sappiamo anche come risolvere la situazione o perlomeno arginarla, sappiamo come difenderci una prossima volta, perché magari riusciamo a trovare quei punti in cui troviamo delle, diciamo, dei campanelli d'allarme per non cascarci noi e perché non ci caschino le altre persone. Quindi fake news è tutto e nulla. È molto inflazionata anche la parola. Voi vi rendete conto che sembra che Trump ormai non dica altro che fake news ovunque. Cioè gli cade una matita, fanno un articolo che gli è caduta una matita e gli dice una fake news. E perché lo fa? Perché lo fanno lui e lo fanno anche altri questo sistema? Perché c'è anche una questione di credibilità. Lui ha una credibilità nei confronti dei suoi elettori. I suoi elettori, di fronte a una notizia che è potenzialmente falsa, ma comunque può essere anche vera, si ritrovano gli utenti che, come dire, il loro mito viene colpito, il loro mito viene attaccato e loro non sanno cosa rispondere. A quel punto la risposta gli viene data da lui stesso, con un'accusa, con un attacco. E a questo punto le persone si sentono anche incitate a controbattere, a fare la loro contronarrazione dicendo: ah, ma tanto lui ha detto che è falso. Questa è una cosa che non funziona solamente con lui, funziona con tantissime altre persone, con tantissimi altri VIP. Quindi anche l'utilizzo della semplice fake news, che
riduce la discussione al nulla. Non c'è possibilità di interagire, non c'è possibilità di scoprire veramente se è veramente una fake news o no. Per farvi un altro esempio, il governo russo tempo fa aveva fatto, all'interno del sito del Ministero dell'Interno russo, mi pare, aveva fatto una sezione sulle fake news, perché appunto dicono sulla Russia ne fanno tante. Allora c'era questa sezione con un'immagine, magari lo screenshot di un articolo scritto da una testata straniera, e si limitavano a dire questo è falso, punto. Cioè non vi ha spiegato niente. Dopo un po' di critiche hanno iniziato a fare un po' di tentativi di fact-checking. Però capite che in quel momento la risposta ufficiale era quello è falso, punto, non credete. Perché c'è la credibilità. Noi siamo coinvolti sempre emotivamente anche sulle cose, sulla credibilità delle persone. Una domanda, quando voi sentite qualcuno che vi racconta un qualcosa, voi gli date un peso a quella persona che parla con voi? Perché magari voi la conoscete, vedete magari, non so, una persona che per voi è credibile, una persona rispettabile, tendete a credere più facilmente a quella. Se invece vedete una persona che considerate non attendibile o comunque no, una scansafatica, una persona che c'è cascato spesso, tendete a non credergli. Quindi noi viviamo tanto su questa sorta di fiducia nei confronti dell'altro. Lo stesso sistema, appunto, come vi ho spiegato, con quello che è. Può essere un Trump, può essere un Beppe Grillo, può essere un Renzi, può essere chiunque. Se ha una credibilità, ha una forza nei confronti degli altri nel dare questa risposta che può essere elusiva, ma può effettivamente servire. Qua abbiamo un po' di problemi con... Io sono paranoico. Sono paranoico perché mi ritrovo ovviamente a dover confrontarmi ogni giorno con tutte le persone che anche io ritengo credibili, perché anche loro possono cascare in qualcosa. Quindi ogni volta che anche un mio collega, se un mio collega fact checker o debunker che mi dice guarda che quella storia è falsa, io devo per forza ricostruire tutto il lavoro che ha fatto e lui mi deve fornire attraverso il suo fact checking tutto il lavoro che ha fatto per poterlo a mia volta ricostruirlo. È un po' come il metodo scientifico. È noioso, ci devo perdere tempo, però a volte è capitato che anche altri miei colleghi magari gli è saltato un passaggio, non hanno trovato una fonte in più. Quindi io, appunto, a volte mi odiano perché quando mi dicono guarda che questo è vero, scrivici un articolo, io dico, aspetta un attimo, magari ci perdo pure del tempo a dover riverificare tutto quanto. Allora, spesso mi dicono che è un fenomeno nuovo, cioè le fake news le stiamo sentendo ormai, il termine è già solamente da quando è stato appunto eletto Trump. Però in verità le notizie false sono sempre esistite, dalla brioche di Maria Antonietta, i pamphlet che venivano pubblicati in passato nel Medioevo, via dicendo, cioè non sono una cosa nuova, è cambiato il mezzo. Noi adesso abbiamo con internet la possibilità di avere... Magari prima avevate un programma televisivo che pubblicava qualcosa, spiegava una storia falsa, avevate il giornale che compravate la mattina e poi il giorno dopo vi eravate già dimenticati, perché alla fine non è che l'hanno letto da tutti quanti. Magari c'era la chiacchiera da bar alla fine, dove si discuteva la notizia del giorno. Invece adesso la chiacchiera da bar si trova in diretta Facebook, 24 ore su 24 disponibile, e da tutte le parti del mondo. Difatti, anche dare la colpa a internet... Non mi va tanto di fare il processo alla rete, perché la rete ci ha dato delle cose bellissime, ci ha dato la possibilità di comunicare, siamo qua non per niente, se c'è la rete è per questo che siamo qua, però dobbiamo saperla usare, dobbiamo saperla gestire e sapere che c'è un'enorme responsabilità di ognuno di noi. Perché vengono diffuse le notizie false? Cioè, a noi ci viene naturale mentire. Se vogliamo farlo perché a fin di bene, magari dobbiamo salvare una situazione. Quante volte vi è capitato? In qualche modo vi è capitato. Non siamo tutti immuni da questa cosa. Già da piccoli, solamente alla Babbo Natale, per esempio. Già con mia figlia io mi ritrovo lì che gli devo dire guarda, esiste Babbo Natale. Poi alla fine so già che mi andrà a debunkare fra qualche anno.
Quanti hanno mentito per ottenere un guadagno? Questo qua era un sito, non so se l'avete mai sentito parlare, senzacensura.eu. Era uno dei primi siti internet che era stato utilizzato per diffondere notizie del tipo immigrato tenta, adesso scusatemi, sono anche parole dure, immigrato tenta di stuprare ragazzina di 15 anni, il padre lo becca, lo massacra di botte e gli fa cose inenarrabili. Con questo genere di bufale, questo era un ragazzo di Caltanissetta, ha fatto con i banner pubblicitari circa 1000 euro a settimana. Un ragazzino con due pagine Facebook, con un sito, ed è andato avanti così. Poi alla fine si è beccato pure una denuncia e bisogna anche stare attenti, perché purtroppo anche chi diffonde notizie false, magari allarmanti su un determinato posto o persone, alla fine può pagare le conseguenze. E lui non è stato neanche bravo a nascondersi. Ci sono altre persone che si nascondono molto bene in rete. Questo è un fenomeno. Questo è un finto cantante. Si è fatto il suo account di YouTube, ha fatto i suoi video, alquanto grotteschi, con una grafica pressapochista, però ogni tanto faceva anche quei video in cui era in un concerto e suonava, ma non si sono resi conto che questi concerti erano di altri cantanti, di altri gruppi. È finita che lui è stato invitato in Inghilterra a fare un tour. Quindi dagli Stati Uniti gli hanno pagato il viaggio, l'albergo, il gettone presenza per cantare nei locali, e lui quando si presentava nei locali si ritrovava che i locali si aspettavano 100 persone, no? Perché sai, su Facebook facevano l'evento e si trovavano, guarda, ci sono già 100 persone che partecipano, wow, avevamo fatto il pienone nel locale. Poi arrivava il locale la sera, e il locale era vuoto, c'era solamente lui con la sua band. E qualcosa non quadrava. Allora passa di città in città e poi alla fine si diffonde la notizia che lui si era inventato tutto. Gli account che andavano a fare partecipo all'evento erano tutti quanti fake, tutti quanti inventati. Si era creato tutto. Si è fatto un viaggio gratis in Inghilterra. Alla fine ci sono stati dei giornalisti che sono andati a ricostruire tutta la sua storia, andando fino a casa sua. E hanno scoperto poi la parte che non si chiama neanche così. Questo era pazzesco. Edoardo Martins doveva essere un fotografo d'inchiesta, un fotografo di guerra, che faceva delle fotografie stupende in Siria, in Iraq. Questo fotografo brasiliano che però nessuno ha mai visto di persona. Aveva rubato le foto di un surfista, ha usato il suo account Instagram dove si mostrava un po', non so, oggi mi trovo al mare, sai, tanto sono in Brasile, c'è un po' di mare anche in Brasile, c'è un po' di bel clima. Le fotografie con la tazza di caffè, tutte foto rubate. Quando qualcuno ha poi voluto intervistarlo di persona che dicono, cavolo, questo è un fotografo bravo, bisogna intervistarlo, mancava sempre gli appuntamenti. Fino a quando qualcuno non ha scoperto che le foto erano rubate. E hanno contattato poi anche il vero ragazzo delle foto, è rimasto un po' sconcertato, perché questo ragazzo poi, questo falso fotografo, guadagnava soldi. Perché le foto che lui diceva di aver fatto le rivendeva nei vari siti di vendita di fotografie per la stampa, per i media. Quindi potete immaginare, una foto poteva valere anche dai 500 euro in su. Erano tutte foto rubate. Chiara Stone è una mia amica. Quando ho visto il lavoro che aveva fatto, è rimasto un po' male, perché appunto lei si chiama Jenny Paita, fa parte della società Water on Mars di Parma, e lei si è finta per un periodo un influencer su Instagram. Si era comprata gli account falsi, hanno fatto un po' di lavoro di ingegnere sociale e gli sono arrivate offerte di lavoro. Offerte di lavoro, offerte di posta a pagamento, ma non era lei. E gli account che li seguivano erano tutti falsi. Questo è il peggiore. Questo è un giornalista che ha vinto addirittura dei premi della CNN. Faceva inchieste sul il confine statunitense-messicano, con interviste scioccanti
a immigrati, ha fatto anche dei servizi in Medio Oriente. E un suo collega un giorno gli suonava strano, perché era andato con lui in uno dei suoi incontri per fare un'inchiesta e c'erano delle storie che non gli quadravano. Il suo collega è tornato nei luoghi dove sono andati a fare il servizio e ha interrogato nuovamente le persone che dovevano essere state quelle che hanno fatto lo scoop. E ha scoperto pian piano che erano tutte false, che c'erano i nomi falsi, entità, anche i ruoli, c'erano poliziotti che non esistevano ed erano tutti raccontati in maniera dettagliata nei suoi articoli. È stato licenziato e gli hanno ritirato i premi. Lui ha fatto un danno enorme a quello che è il giornalismo con la G maiuscola. Perché oltre ad essere un giornalista, era pure lui premiato. Non va? A mano? Fai tu? Notate qualcosa di strano? Dai. Secondo voi fanno la cedrata con l'olio di palma? Ok, questa qua è un'opera fatta dal ragazzo che ci ha preceduto qua in questa sala, Ernest Maiolica, un po' per trollare tutta quella propaganda sull'olio di palma. Se notate, c'è anche la sua firma in basso. C'erano molte persone che andavano a complimentarsi con la Tassoni per l'eccellente attività di marketing virale, perché appunto era diffusa, era diventata famosissima questa pubblicità che però non era loro. Sì, vado su. No, di qua. Adesso vi faccio un esempio pratico di come si cerca il falso. C'era stata una pubblicità, un sito molto strano, che praticamente era dei pirati informatici, che si proponevano al pubblico per aziende, per fare spionaggio industriale, per hackerare account, una cosa un po' insolita che, diciamo, non è che gli hacker si pubblicano così in maniera plateale sul web, addirittura sui social, dicendo contattateci. Avevano fatto persino un bel video, adesso vi vado a mostrare. Grazie. Spiegherò anche Mi chiamo perché è Ryder importante. e sono uno dei fondatori della Jago One. La nostra società è specializzata in attacchi informatici e frodi di varia natura, cyberricatti, furto di segreti commerciali, spionaggio, effrazioni. Se desideri danneggiare un'azienda o sottrarre dati sensibili, da oggi potrai contare sulle nostre capacità professionali e sulla più assoluta riservatezza. Allora, fate conto, come faccio? Fate conto che quando ho visto questa pubblicità ho pure sospettato di un mio amico. Io fra i miei amici c'ho anche gli hacker che quando ho visto anche la voce ho detto non è che magari ci sei tu dietro. Invece no, dietro c'era una società di comunicazione, una società di sicurezza informatica che facevano questa pubblicità appunto per fare una contropubblicità successiva. La cosa interessante è che avevano tutto un sistema molto elaborato. A sinistra vedete che c'è una chat Telegram con un bot. Praticamente tu mandavi il messaggio, ti rispondevano, addirittura ti spiegavano come fare per entrare in contatto con loro per poi ingaggiarli. A un certo punto ho pensato, non è che magari hanno creato sta cosa per vedere quante aziende ci vogliono proprio, se vogliono approfittare di questa attività di illegale. Poi sono andato a vedermi il dominio e vedevo che comunque non c'era un riscontro per quanto riguarda chi è il proprietario. Perché la parte interessante di questa storia era capire chi è dietro questo sito, chi c'era dietro questa attività. Il video che vi ho fatto vedere prima, che è un file MP4, è stata la chiave di tutto. Nel sito il video era caricato al suo interno, non era un video caricato su YouTube e poi embeddato all'interno del sito. Era proprio il file MP4 che partiva in automatico.
A quel punto io cosa ho fatto? Dal file MP4 sono andato a leggermi tutti i metadati. La vedevo qua, sappiamo con cosa è stato fatto il video, via dicendo, e poi alt. Utente, Francesco Cafagna, Axitea. Io a questo punto vado a vedere chi è questo ragazzo. Ed è un videomaker di un'azienda di comunicazione. Sono andato a vedere chi è Axitea e mi becco, guarda caso, la pubblicità sulla sicurezza informatica. La cosa divertente è che quando c'è stato questo video, questa pubblicità sui social di questo gruppo di hacker, ero anche in contatto con la polizia postale in quel periodo, e quando ormai avevo scoperto la cosa, mi hanno detto: guarda David, che ci avevano già avvisato che erano loro, perché appunto avevano timore che qualcuno facesse la denuncia, perché era un po' procurato allarme anche. Questo è un episodio che è stato sia divertente da un certo punto di vista per scoprirlo e un po' pericoloso dall'altro, vi spiego dopo perché. Lara Pedroni e gli insoliti sospetti, praticamente tutto è iniziato da un meme su Roberto Saviano. Sbaglio sempre le cose. Questa era un utente, questa Lara Pedroni, una bella ragazza, faceva le sue foto come tutte le altre davanti allo specchio, si faceva vedere, scriveva ogni tanto dei post, aveva tantissimi amici su Facebook. Era un account che era stato creato nel settembre del 2017 e io l'ho beccato a causa di alcune bufale che erano state diffuse dalla sua pagina a luglio del 2018. Quindi un account sostanzialmente giovane, però già con 4.000 passa amici. Ha studiato all'Università di Pisa, vive a Pisa, è di Firenze. Sai, tutta quella serie di cose che dici, boh, magari è proprio lei oppure no. Mi sono messo a cercare le foto per vedere se per caso erano state rubate. Sono andato a vedere se c'erano dei post in cui interveniva. È una persona molto attiva, tanto che faceva post del genere. E ovviamente qualcuno chiedeva dov'era. Di quei 4.900 passa amici, erano tutti maschi. Tutti maschi e tutti di una connotazione politica avversa a quelle che erano i vari Saviano, Boldrini, Chiang. E dov'è che interveniva sui social? Dov'è che interveniva su Facebook? Nei gruppi della Lega, del 5 Stelle, gruppi degli amici di Putin, cose, c'è un po' di tutto, no? Ok, questa appunto la cosa interessante di queste bufale che diffondeva è che oltre alla citazione falsa dava anche un riferimento. Roberto Saviano, a che tempo che fa? Il 3 del 6 del 2018. Le persone ci credevano, perché viene in automatico e diceva, boh, ci sono tutte le fonti citate, perché devo andare a controllare, mi fido. E c'erano molte persone che si fidevano appunto per quello, perché poi seguivano questa ragazza perché è carina, perché è simpatica, perché interveniva tanto in questi gruppi di discussione. Gruppi di discussione appunto come amici di Russia e di Putin, Salvini Premier, che attenzione, vi voglio dire una cosa, quando vedete questo logo, questi sono gruppi Facebook che sono stati rubati, c'è un gruppo che si chiama Nameless, che crea account identici a quelli degli amministratori e poi chiede agli altri amministratori dicendo, senti, mi hanno bloccato l'account, mi dai il ruolo di amministratore? E quando diventa amministratore, manda via tutti e prendono possesso anche per mesi, Salvini Premier da anni. Adesso vi voglio chiedere una cosa, questa è la foto che mi ha fatto capire tutto. Secondo voi cosa c'è di strano? È una foto fatta davanti allo specchio. Il logo della mela stranamente dovrebbe essere riflesso. A quel punto l'ho cambiato, ho fatto il riflesso a mia volta, ho trovato l'account di questa modella inglese, che tra l'altro poi ho scoperto che aveva un moroso italiano, quindi quando lei ha letto tutti gli articoli in Italia che parlavano di questa Lara Pedroni, si è vista la sua foto, si è allarmata non poco, gli ho dovuto spiegare cosa è successo e ha deciso di far denuncia. E l'ultimo esempio che vi faccio è questo, i finti terroristi dell'hotel a Cipro. C'è stata una notizia che è stata diffusa dai giornali inglesi online e poi sono improvvisamente fiondati anche in Italia.
Risolte Cipro, terroristi entrano e urlano, ma era uno scherzo dell'hotel. No? E si parlava di ISIS, si parlava di brutti scherzi, perché ci sono stati appunto già degli attentati negli anni precedenti per quanto riguarda luoghi di villeggiatura da parte di terroristi. Era un po' incuriosito perché non trovavo neanche il nome dell'hotel in certi casi, di questo resort. Ho trovato delle discussioni, e questo ho trovato discussioni su forum che parlavano di questo evento, e ho trovato un testimone. Come si fa a trovare queste cose? Parole chiave su Google. Vi ho detto che sono paranoico, sono anche un enorme testardo. A volte mi metto a cercare le parole chiave in diverse lingue. Quindi considerate, ho iniziato con l'italiano, sono passato all'inglese, al greco, al turco. Quindi sono andato oltre fino a quando non ho trovato, poi questo qua, per fortuna viene in inglese, e il titolo della discussione era sul Sun, sulla testata inglese. E c'era appunto il titolo abbastanza clickbait e le foto del resort e il nome del resort. Ma vedo che esiste, c'è, e questa è la hall dove sarebbe successo tutto quanto. Ho detto, vabbè, mi fermo qua? No, non mi sono fermato qua. Perché la cosa comica in tutto questo è che ho trovato pure il video. Questi erano i terroristi islamici che entravano nella hall. Erano vestiti da gangster, con delle pistoline che non facevano neanche solamente il rumore quello meccanico delle pistoline. Negli articoli di giornale si diceva che la gente stava scappando urlando. Era un video che ho trovato su YouTube, pubblicato il giorno dopo il fatto avvenuto. E come vedete, cercando le immagini, cercando tutto quanto, coincideva appunto con quello che era l'hotel e il resort. Come vi ho fatto degli esempi abbastanza tecnici, ce ne sono tanti altri. C'è Google Image che vi permette di trovare delle immagini chiave, ci sono tool online, c'è uno anche dell'Unione Europea che adesso l'abbiamo finito un po' di testare, che ti cerca addirittura per fotogramma dei video che pubblicano su YouTube, dei video che pubblicano su Twitter, e vi cercano anche tutte le corrispondenze. Questo appunto per contrastare questo fenomeno e anche per aiutare le persone a fare la ricerca loro stesse. Qua abbiamo un problema grosso in tutta questa situazione, per creare una bufala ci vogliono 5 minuti, magari anche 2. Per smentirle potete immaginare la mole di lavoro che ho dovuto fare per trovare queste. Dico, la più difficile fra queste qua sono stato 2 ore, però io intanto ho perso 2 ore di tempo. Ci sono altre in cui sono stato addirittura mesi. C'era una storia di un ristorante di carne umana in Nigeria che era fenomenale, perché tra l'altro è stata ripetuta dai media, sia inglesi che italiani, a distanza di 2 mesi, come se fossero 2 casi diversi, era lo stesso caso. Si erano dimenticati di aver già fatto gli articoli. Sono andato a cercare, sempre lì in Nigeria ci sono anche le lingue locali, qui sono andato anche a cercarmi anche con le lingue locali, andando a chiedere a dei traduttori se mi potevano aiutare, mi hanno aiutato a cercare, e ho scoperto che alla fine non era neanche un ristorante di carne umana, ma era un hotel in cui all'interno avevano trovato dei terroristi che avevano dei corpi all'interno dell'hotel di un gruppo ribelle, loro avversario. E da quello si erano creato tutta la storia, attraverso cosa? Attraverso siti anonimi nigeriani che sono stati presi per veri, come vere testate giornalistiche, da parte delle testate straniere, soprattutto quelle inglesi. Quindi a volte ci basta veramente poco, a volte basta un vostro post Facebook, un vostro audio su WhatsApp per diffondere una notizia e farla diventare internazionale. Il problema è come andare a ritroso a cercare queste cose. C'è un lavoro immane, a volte è semplice, però a volte è veramente anche paranoico e non ci dormi la notte. Però è un lavoro che possiamo bene o male fare tutti. Il problema è che dobbiamo perderci tempo. Nel caso, se non potete perdere questo tempo, evitate di condividere qualcosa che vi entusiasma, qualcosa che magari vi dà quella sensazione di rabbia o anche emozione positiva, perché magari rischiate di fare un danno, magari rischiate di dare forza a un qualcosa che non esiste,
e questa cosa che non esiste, magari intanto va a ledere la vostra credibilità. Quindi, se da una parte siete qua a sentire me o a sentire anche altri miei colleghi che parlano di giornalismo, ormai il giornalismo non è più solamente quello del giornalista, ma anche l'attività che fate voi, perché ognuno di voi, ecco un'altra cosa che hanno cambiato i social, è che ognuno di noi è un influencer, nel suo piccolo e nel suo grande. Evitate di farmi fare più lavoro di quello che ho già ho da fare. Se avete domande, curiosità, se volete debancarmi. Allora, ciao, sono Rita. Niente, io lavoro nel mercato farmaceutico, o meglio, il nostro core business come agenzia di comunicazione è il mercato farmaceutico, il mercato della salute più in generale. E niente, in questo settore ci sono tantissime fake news, tantissime notizie assurde che poi bisogna cercare di contrastare in qualche modo. Volevo sapere se lei magari poteva suggerirmi qualche strumento o qualche sito che magari sia proprio specifico, magari anche proprio per questo ramo, per questo comparto. Ci sono dei siti che sono aperti di recente, il momento fatto, l'aperto Bulioni, appunto per fare un fact checking su quello che sono le temi medici, temi della medicina. Quello che però mi sento di dire più che altro è che, ok, se da una parte ok trovare la risposta, però non basta quella. C'è anche un altro problema che abbiamo tutti quanti, è che spesso chi fa la verifica, chi fa il contrasto alla notizia falsa, spesso rimane un po' da solo. È più facile che l'altra parte diffonda perché è appunto a carica di emozione. Mentre quando uno vede che una cosa è già dimostrata che è falsa, dice va bene, è falsa, ciao. Quindi anche nel campo medico, come in qualsiasi altro campo, la risposta migliore, una volta che è stata trovata, è quella di diffondere. Fare una controondata, alcuna ragione di questo che fa. Quindi quello che è un consiglio alle aziende in generale, se si trovano di fronte a una bufala o un caso di disinformazione che riguarda magari anche lo stesso prodotto, rispondere sempre. Per cortesia non fatelo con violenza, fatelo con consapevolezza che le persone che hanno una risposta sono persone che hanno alcun bisogno. Però bisogna sempre rispondere, perché altrimenti si lascia spazio solamente all'informazione sbagliata e le persone vedono che non rispondete dicono ok, non hanno la risposta perché si vede un posto sul fondo di verità. Altri? Faccio io l'hostess oggi. Sei qua? Non ti ho visto, ti eri tu. Vai. Ciao. Volevo chiederti, mi è capitato di vedere un amico che su Facebook condivideva, ha condiviso un video di un certo Saolini, che è appunto questo personaggio che fa video satirici, in un certo senso, riprendendo appunto episodi di attualità. In quel caso era un video che riguardava Sanremo, lui si fingeva un membro della giuria e diceva ok. Questo amico ha condiviso il video dicendo è una vergogna, lo sapevo, in che paese siamo, eccetera. Nel momento in cui io non conoscevo questo Saolini, ho visto il video, in pochi secondi ho capito che si trattava di satira e che insomma non era un vero membro della giuria, eccetera. Nel momento in cui l'ho fatto presente a questo amico, lui non ha cambiato la sua idea, cioè ha come ignorato il fatto che potesse verificare effettivamente che fosse una fake news e ha continuato ad andare dritto con la sua idea. Ha detto, ma comunque c'è lo stesso qualcosa che non va, comunque questo personaggio ha un fondo di verità. La domanda che volevo farti è, la satira e l'ironia, in questo caso magari un po' spinte, secondo te funzionano o possono essere, soprattutto in ambito social, un problema per chi magari non ha gli strumenti, immagino, per comprenderla veramente? Perché spesso si creano proprio dei gruppi che condividono notizie false, non accorgendosi
che è semplicemente satira, magari non è una fake news costruita in malafede, ma è appunto satira, non la capiscono e polarizzano comunque queste persone verso una certa idea, proprio magari quell'idea che la satira vorrebbe contrastare. Se io dico per un po' di anni la satira è stata censurata, un po' da Solini, un po' da altri, il sito però di Vento Censura, sono i cose quello ma altri, allora pure si diventano, se non si lo sapevo, si difendevano dentro la satira che non c'era. Quindi anche molte persone hanno un po' perso anche questo sito della satira, io dico sempre, questo è sito della censura, come fanno. E il fatto che le persone meritano le evidenza, devi anche considerare che magari non è anche un tipo di sopravvivenza personale. È difficile ammettere l'errore, è molto difficile, soprattutto quando poi l'errore non è plateale. Quindi o continui a resistere, oppure dici, una volta che è capitato, ma si stavo scherzando, allora dovresti cascare. Questa è la risposta più intelligente che poteva dare. C'è un'altra poi, tu con questa persona ti ha parlato in internet o ti ha parlato da prima? Internet. Un altro problema che abbiamo con internet è appunto online un commento anche fatto in maniera molto calma può essere sbagliato. Ti faccio l'esempio di comportisti. Mi sono una volta una parte di persone che mi hanno chiesto di venire a fare un evento un paesino per blastare uno che credeva su Twitter. E ti ho detto, ma che funziona così, ma vengo lo stesso. Quando ho iniziato a fare il discettino, che è un altro evento, è prima che l'altro da uno che stava un po' con le mani, anche con le mani all'aria. E io ho capito che era lui. Sono domande di quanti erano già pronti e alla sopranare. Io ho preso la sede, mi sono seduto davanti a lui e ho detto, buono, adesso ho capito io quando fare basta. Abbiamo dialogato. Non eravamo online, lui non aveva la possibilità di andare a leggersi notizie altrove. Quindi era un po' questa risposta lì. Come si faceva una volta? Alla fine di tutto mi è dispiaciuto un po' la risposta che mi ha dato. Quindi ringrazio perché mi hai trattato come una persona normale. Già questo mi fa capire chissà come l'avevo fatto prima. E mi ha detto, parlando con te, ho già più dubbi su quelle cose che io ho detto, ma più che io. Io in quel momento ho rotto la bolla, sono uscito da internet. E forse questo che dovremmo fare un po' più quanti. Perché da in internet non è che risolviamo questo problema. È chiaro che tu di fronte a internet ti sei impostato al pubblico. Sono persone che reagiscono in maniera diversa. O cancellano il post, o ti rispondono così, oppure dicono, boh, sei trollato. E secondo me dovresti un po' studiare internet per quello che sono in quadro. Se la persona con cui parli non è proprio disposta, il mio consiglio è passare il prossimo, non perdersi troppo tempo. Purtroppo ci sono persone che sono testate e sono polarizzate. Io mi dico, quando dicono del mio lavoro, che non serve a niente perché tanto ci sono le persone convinte. Sì, ma tra un bianco e nero c'è una massa grigia in mezzo, questa grigia, c'è una scala di grigi molto variegata che ogni tanto si sposta da una parte all'altra. Il mio compito è andare su quelli e dire attenzione che da una parte all'altra ti stanno tirando. Quindi su quelle persone che anche voi dovete lavorare. Se mi trovate una persona talmente convinta che non si sopporta niente, neanche dal vivo, vi insulta, ragazzi, non passate avanti. E non fate che si guardare anche voi. Velocissimo, proprio un minuto, abbiamo proprio un minuto, 50 secondi, altrimenti mi frustano, cioè a voi non interessa, a me sì, per cui... Veloce. Una domanda su due livelli. Primo livello, cosa ne pensi delle piattaforme della lotta automatizzata o automatica che fanno alle fake news, quindi io segnalo... E qual è il rischio poi, perché non si capisce l'onere della prova a carico di chi è, se chi la crea o chi la... E il livello 2 invece riguardo la politica e le istituzioni, diciamo, se secondo te è cioè al di là dei casi in cui si scade nel reato, che esiste già, se ci possono essere altri strumenti secondo te e perché? Abbiamo 30 secondi. Allora, velocissimo. Se ti faccio l'esempio di Facebook, adesso faccio come le pubblicità della medicina alla fine. Facebook non censura. Quando vi siete sentiti la notizia che hanno censurato pagine perché diffondevano fake news, era una fake news, era una falsa notizia. Erano state bloccate perché erano pagine di spam gestite da account falsi che pubblicavano contenuti di violenza di nudo.
Ok? Poi c'erano anche gli automatismi, appunto gli spam. Molte di queste pagine erano appunto che diffondevano articoli che contenevano notizie false. Quello che fa Facebook in realtà non è la censura, non è quello che vogliono fare, anche perché il loro tornaconto non va bene, perché comunque loro tendono a far presente che le persone ci siano sui social. Quello che fanno loro è, si affidano a un ente terzo, questo ente terzo si chiama Pointer, che a sua volta ha delle persone certificate per fare la verifica dei fatti, che devono seguire un rigoroso regolamento. Quando c'è la diffusione su Facebook di una notizia falsa o di un'immagine, vi può capitare che trovate sotto all'immagine o sotto al post articolo correlato. Non è molto evidente, in verità, dovrebbero farlo un po' meglio. Però quell'articolo lì è stato magari fatto da un verificatore, un fact checker, che collabora con Pointer, per dire, ok, avete visto questa condivisione, sappiate che c'è la smentita. E al massimo è quello che vi dà, ma non vi fa la censura. Ed è quello che secondo me bisognerebbe fare, perché la censura è il metodo sbagliato. Perché noi con la censura non potremo mai riconoscere quello che è sbagliato e vederlo di persona. Perché noi dobbiamo, come la storia, noi dobbiamo studiare la storia per conoscere il nostro passato ed evitare che si ripetano certe cose. Per quanto riguarda la politica, mi hanno spesso chiesto, ma perché non si fa una legge sulle fake news? Perché non si fa un ente governativo? No, col cavolo. Cioè, un ministero della verità non abbiamo bisogno. Le leggi già ci sono, c'è la diffamazione, c'è la truffa. Bisogna denunciare. C'è molta gente che è convinta che, ma perché la polizia postale non fa niente? Perché, santo Dio, devi denunciare. Non è che la polizia postale, qualsiasi fake che trova in giro, qualsiasi truffa, fa l'autodenuncia. Ci sono quei reati che vanno diciamo d'ufficio, ci sono quelli che non vanno d'ufficio. Quindi bisogna anche denunciare, dovete essere anche voi che dovete fare questa cosa qua. Per quanto riguarda i governi, non bisogna fare un ente. Io sono stato invitato alla Comunità Europea ad ottobre, insieme ad altri 60 fact checkers di tutta Europa, in cui ci hanno chiesto, a un certo punto, lì c'è stata un po' la rabbia di tutti, voi siete qua per difendere l'Europa. No, alto là. Noi siamo qua per difendere l'informazione, perché se un giorno, e questo può essere, per qualche, se c'è qualche europeista qua dentro o qualche, magari quello che dico gli farà male, magari c'è uno che è anti-europeista, farà le gioie, però siamo in democrazia, se un giorno gli europei vorranno chiudere con l'Unione Europea, devono avere il diritto di farlo però con un'informazione corretta, non con un'informazione falsa e viceversa. Quindi la nostra risposta quel giorno è stata, noi non siamo qua per voi, noi siamo qua per le persone che devono avere la decenza, devono avere la possibilità di potersi farsi un'idea senza essere imbrogliati, ma non attraverso un ente governativo. Non siamo la Russia che fa questo ente qua, non siamo altri paesi. Siamo delle persone che dovevano essere indipendenti il più possibile, che ci diano le chiavi di accesso per andare a fare analisi, per fare cose, però senza metterci dei paletti. Questa è la mia idea. Telegrafico come avevo chiesto.